due protagonisti. Un pianeta ghiacciato. Terrore, orrore, angoscia, buio e corpi smembrati. Queste sono le caratteristiche principali di Dead Space 3. Visceral Games tenta la strada dell'evoluzione del franchise, provando a mediare tra vecchi fan e spinte verso un approccio più action. Insomma, abbiamo provato a fondo una buona parte di Dead Space 3 e questa è la nostra video anteprima. La scorsa settimana a San Francisco, in occasione dello showcase invernale di Electronic Arts, siamo tornati a giocare con Dead Space 3, il titolo Visceral Games che più in questi anni ha saputo portare alta la bandiera del tanto amato, ma anche tanto bistrattato survival horror. Questo terzo episodio, con l'inclusione della cooperativa e l'inserimento nelle meccaniche di gioco delle coperture e delle schivate, sembrerebbe segnare una svolta ancor più decisa verso la deriva action, ma parlando con Steve Papoutsis, executive producer di Dead Space 3, ci ha giustificato queste scelte come una naturale evoluzione del franchise. È impossibile per lui pensare che le avventure di Isaac Clarke rimanessero nel corso degli anni cristallizzate su quanto proposto nell'ormai lontano 2008. Quello che più conta è che da soli o in compagnia, o con un rinnovato atletismo a gravità zero, Dead Space 3 possa mantenere le sue caratteristiche peculiari intatte, e un poco alla volta sembra che il lavoro di Visceral Games stia andando per il verso giusto. Anche la scelta di rendere la cooperativa un semplice valore aggiunto e non il modo unico per godere al meglio dell'esperienza di gioco va inteso in questo senso. Papoutsis ci ha detto che l'innovazione nel loro modo di intendere la cooperativa passa proprio nel non inserirla forzatamente all'interno del tessuto di gioco. Il sistema è quello del più classico drop-in, drop-out, in un contesto dove la presenza dell'inedito John Carver si paleserà solo quando qualcuno vorrà entrare in partita. Di fatto, giocando da soli, saremo sempre per conto nostro sulle stazioni spaziali o sul pianeta ghiacciato Tau Volantis. A rendere l'entrata in partita del secondo giocatore un qualcosa di realmente speciale sono quella porzione di livelli accessibili solo in coppia in cui la sanità mentale dei protagonisti viene messa alla prova, dove magari vedremo Carver preda di allucinazioni mentre a noi spetterà il compito di proteggerlo e combattere durante questi momenti in cui si trova a tutti gli effetti fuori gioco. Ovviamente non mancheranno situazioni in cui ai due verrà richiesto di risolvere puzzle ambientali o fasi in cui la collaborazione è richiesta per superare più velocemente ostacoli di varia natura, ma come il boss di Visceral ha tenuto a precisare, la cooperativa è un arricchimento di un'esperienza di gioco fruibile principalmente in solitaria, dove spazi più ampi e meccaniche ampliate sono il frutto dell'evoluzione della serie, senza che terrore, atmosfera e claustrofobia vengano sminuiti. Il nostro test ci ha permesso di mettere alla frusta la cooperativa e, soprattutto, l'inedito inserimento di funzionalità vocali Kinect. Abbiamo gridato a squarciagola Quick Heal, Change Weapon, Find Partner, Stasis, Kinesis e molti altri per una lista che si avvicina ai circa 20 comandi da mandare a memoria. Una feature questa certamente non imprescindibile, ma senza dubbio funziona perfettamente nel rendere l'esperienza di gioco più snella e immediata nei momenti di grande tensione. La porzione di livello giocata ci ha visto esplorare un complesso di grotte su Tau Volantis. Scesi all'interno insieme al nostro compagno d'avventure Carver, abbiamo dovuto metterci realmente alla prova e coordinare i nostri sforzi utilizzando al meglio i poteri speciali, cercando di mantenere sempre le distanze il più possibile. Anche perché, come il gioco ci insegna, mandare al tappeto un nemico non vuol dire ucciderlo. Basta vedere quelli più simili ad umani che, perso completamente il torso, ci attaccano con dei lunghissimi tentacoli artigliati che gli spuntano da quella che una volta era la pancia. L'atmosfera c'è, il terrore nello svoltare un angolo pure, mentre nell'aria echeggia uno spaventoso urlo. Una volta riemersi all'aperto, gli spazi meno stretti delle grotte hanno maggiormente facilitato lo smembramento dei necromorfi, ma alla stessa stregua la loro rapidità e aggressività ci ha imposto un uso ragionato dei nostri strumenti d'offesa.
Giusto al tempo di uccidere altri nemici, magari aiutati da lanciarazzi di Carver, che ci siamo di nuovo rituffati nelle grotte. Stessa musica di prima, ma con l'esperienza maturata è stato senza dubbio più facile eliminare i nemici, anche quelli che sbucano improvvisamente dal terreno o che ci attaccano muovendosi sulle pareti. La nostra sensazione dopo questo ennesimo incontro con Dead Space 3 è che Visceral stia realmente tentando di mediare con efficacia tra i fan storici, quelli più sensibili al tema del survival horror, e la ricerca dell'allargamento del bacino d'utenza. Staremo a vedere, per ora, a 2 mesi dall'uscita, sembra ci siano tutte le premesse per un lavoro che possa non scontentare nessuno.